Buonasera, ragazzi. Che bello essere qui. Non con il gatto. Non con il gatto. Che non dovrebbe esserci. Anzi, avevo proprio preparato la grafica giusta e ho già fatto partire e crashare e ripartire Dark Souls 3. Sono così preso dall'idea di proseguire. Allora. Buonasera. Allora, stasera si gioca Shadow of the Erdtree, non va detto, perché provoca reazioni fisiche incontrollate. Non si può. Ok? Arriverà il giorno e sarà chiaramente Semper dopo Fi. la pubblicazione dell'ultimo episodio del New Game Plus di Elden Ring. Quindi, tempo al tempo, lo giocheremo anche in live, ovviamente. Eccoci. Abbiamo parlato del fatto di trovarci alla fine della Convergence, ma è la parte che mi intriga di più. Perché io sono un videogiocatore, ragazzi, e da videogiocatore sono coinvolto all'idea di scoprire che cosa fanno quei frammenti di spada draconica. Un po' mi è dispiaciuto scoprire che lo sviluppo di questa mod è stato interrotto rispetto ai target finali che avevano questi ragazzi. Un po' mi dispiace che sia rimasta in sospeso parte della forza creativa che volevano inserirvi. E quindi la Archthrones, alla fine, sarà l'unica forse reale produzione che possa definirsi di quel livello esistente nel modding dei Souls. Non di meno, la Convergence è completa a modo suo e sarà stupenda. Mike, per questo finale è difficile comunicare il livello di hype che abbiamo da non blind. Siete onesti? Addirittura. Ma devo essere onesto con voi. Devo essere onesto con voi. Io ho aspettativa, perché sono entusiasta in maniera abbastanza roboante, abbastanza agghiacciata dalla qualità dell'asset flip fatto da questi ragazzi, cioè quello che sono riusciti a realizzare queste persone è stato mettere su modelli modificati e originali degli asset dei Souls, nascondendoli in maniera a dir poco sublime, sublime, nulla di meno. Non di meno, io mi aspetto Sullivan come boss finale. Magari gli danno qualche mossa in più. Cambieranno la fase 2, forse? Ma non mi aspetto. Cioè, bellissimo! Figata! Ma non mi aspetto molto di più. Simone, se mi dici abbia aspettative, soprattutto se conosci il content di Dark Souls 3 come tagliato, vi dico, vi prego, state calmi, perché io viaggio con la fantasia. E non va bene. Non va bene perché io penso allo Snake Soul e non possono aver fatto un cazzo a riguardo. Quindi con calma, ok? Con calma. Allora. Ho letteralmente premuto il tasto per aprire la mappa di Elden Ring, comunque. Dunque, cominciamo! Buonasera, ragazzi. Pompelmo, sudaticcio. Welcome back. Per 20 mesi. The Darkest, Samus Apsa, Stardew Valley Mayor, Shinryu Chaos, Kano Cannons, Lares, Daniele, Melanzana Incantata, Mattia Peo, Needle Ago, Jargon File, Nicarius, Merc di Latozzi, Glegionar, Synchro, Kiowas. Benvenuti e bentornati. Grazie del supporto, godiamo di questa serata. Ricordiamoci che abbiamo una nuova build. Non è vero. Abbiamo una build mantenuta. Sapete che vi dico? Sì, diciamo che per build mi aspettavo di cambiare le caratteristiche, ma non serve più. Non serve più. Vorrei cominciare la serata di oggi
con qualcosa che sia davvero emozionante. Il volume è troppo alto, nessuno me l'ha detto. Come avete fatto a sentirmi fino ad ora? Ah, ma perché non ero a Firelink Shrine. Non ero a Firelink Shrine. Allora. Ok. Vorrei genuinamente approcciarmi a un episodio che non credo sarà il finale, ma che non di meno ci porterà a Lothric e a quello che seriamente è il futuro. Per favore, sto parlando, che volume altissimo, quello che sarà nel futuro prossimo un climax importante, perché noi abbiamo loro, a divine fragment of a foreign god, ok? E io sono curioso perché mi aspetto una boss fight. Abbiamo esplorato bene questa mod comunque. E quindi noi siamo di livello 187, abbiamo 40. La vitalità è veramente bassa. Questo non scala neanche un po' su fede, ma abbiamo una build che utilizza l'elettricità, che però è complementare a... Sapete cosa? Abbiamo per caso dei tomi. Abbiamo le Light Sorceries of Dusk. E immagino che riguardino Orbeck. Stai focus quando sarà il momento. Promesso, mi concentrerò. E invece no. Chi vuole le Light Sorceries? È uno di questi sopra sicuramente. Forse qui sei tu? Hail to you, Asher. Yes. Oh gods. This is... Where did you find this? I will instruct you on these pages, but please, beware the Ring City, my friend. Our quest need not lead you there. It has changed much since my time as a spear. Ma dialogo unico ripetuto anche oltre una scroll? Ritual Spears, ok. Attenzione, dura 30 secondi, quindi equilibrio infinito per gli incantesimi. Ok, finito, noi li compriamo. Allora, quello che vorrei fare, visto che abbiamo gli incantesimi, è provare a questo punto a cambiare generalmente i nostri buff e le nostre strumentazioni. Partendo dalla scoperta, e a questo punto mi affido anche a voi, e ricordo quindi del... Esiste un buff speciale per fulmine e o luce? Vediamo un po'. Non credo che abbia dialoghi extra come talk, non credo. Ma potremo provare. No, Pandus, hai un amico scemo. Però potrebbe esserci una sorpresa in futuro riguardo questo. Allora, vediamo un po'. Trenta intelligence. Luce è un più 10 permanente ai danni? Ah, è merda. E luce sovrascrive i buff corporei? Spero di no. Spero di no. Spero davvero di no. Lo proveremo.
40, 25, 30, 18, 60 secondi. Vorrei un buff. Vorrei scegliere un nuovo buff che sostituisca lei. Dite che questi sono già... Grazie ragazzi delle coccole. Sto cercando di iniziare questo percorso con un'introduzione di potenziamento mentale, cioè proprio capire come vogliamo giocare questo personaggio al meglio. Perché vedete, lui non ha quasi niente. Non ha buff specifici. Go with honor. Abbiamo tra l'altro tutti gli anelli necessari per poter fare davvero molti danni. E abbiamo comprato tutti gli incantesimi esistenti all'interno dell'espansione amatoriale. Quindi, potremmo... Vediamo un po' se... Per esempio, questo... Alla fine non è male, Mi chiedo se ci sia di meglio, però. Mi chiedo davvero tanto se c'è di meglio. Sono molto curioso. Queste sono stregonerie. Non mi interessano adesso. Anche se è affascinante l'idea, Beh, anche alla Covenant della Luce abbiamo comprato tutto. Quindi non esiste un buff di Ulasil permanente, diciamo. Non sembra esistere davvero. Può essere monotono vedermi smanettare così, senza direzione, l'unico problema è quello, cioè è solo la mancanza di chiarezza mentale degli incantesimi numerosi, dei numerosi incantesimi completamente inventati che ci frega, però direi che possiamo utilizzare più flavor. Ah no, me lo sono perso, Earth. Condividetemi pure il messaggio di Shinra Tensei, è un piacere. Vorrei solo... Vabbè, ci mettiamo luce e siamo contenti. Allora, all'altare di Filianor potrei non aver comprato tutti gli incantesimi. Questo è vero, Riddle. Hai ragione, l'NPC non è l'unica fonte di potere. A proposito, l'altare di Filianor dove si trovava? Dove si trovava l'altare di Filianor? Ve lo ricordate? Avete memoria di questo? Perdonatemi l'imprecisione. La strada dei sacrifici. Ah, grazie Foreclose. Ti ho scoperto con l'anima della scoperta 7? Sono qui per dirti grazie per l'immensa esperienza e immersione all'interno del mondo di Elden Ring che mi hai donato. Oh! Grazie a voi, grazie a te. Di cuore. Che piacere. Allora, Faron Keep? Al falò forte di Faron. Ok. 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 Stai calmo, te. Santo Dio. Ok. Era qui a sinistra... No!
Perdonatemi, non voglio fare gaffe in una mappa aperta, piena di paludi, in quello che vorrei che fosse una puntata di progressione. Sopra le scale, grazie. Perdonatemi, ma gli altari sono un deficit che ho all'interno, purtroppo, delle pause di gameplay. Ah, ora mi ricordo dov'è. Ora mi ricordo dov'è. Ora, ok, ok. Allora, mi piacerebbe in realtà combattere Midir, devo essere onesto. Devo essere onesto, mi piacerebbe combattere Midir almeno una volta. O due. O tre. Spero mi sia concesso. Ah, non ho... Beh, vediamo un po' quanto male facciamo con sti gioielli, allora. Posso? Ok, pensavo di più. Sunlight Spear. Però avrà range, probabilmente. Che bella chicca. Allora. Purchase item. Abbiamo... Eccolo il buff. No. No, è un attacco. È un attacco. Oh mio Dio. Solo trama oggi? Va bene. Però devo provare questo su Midir. Cazzo. Questo ha bisogno di 55 intelligenza, ragazzi. Faccio solo trama? Va bene. Vogliamo vedere il set? Bello, ma no. No, un'armatura dorata. È fighissima. È fighissima. Vabbè, ci accontentiamo. Però il fatto è che questo debuff ha il potentissimo effetto non di aumentare il mio attacco, quello è indifferente, ma di potenziare, cioè di diminuire la difesa degli avversari. Detto ciò, mi metto la manina. Vediamo un po'. Questa è... Alla fine nessuna conta. Dovrei pulirmi completamente l'inventario da eccedenze. Però sentite. Allora. Ci mettiamo una cosa... Ne esiste una elettrica? No, eh? Vabbè. Allora ci mettiamo quella nostalgica. Se io mi casto questo, fa un certo effetto, ok? E se casto luce? Ah, luce è un... No, porca miseria, luce è una stregoneria. Luce è una stregoneria. Questa è una notizia terribile. Terribile. Vabbè, vediamo. Oh. A parte che l'effetto è bellissimo. Ma luce è permanente. È permanente, ragazzi. In altre parole, figata. Non ho staffe. Ho il golden sensor per fare elettricità. E ho la manina questa. Mi state chiedendo il fashion? No, il fashion... finché voglio livellare... Mi dispiace. Allora. Quindi volete che io faccia trama adesso? Non ci permettiamo... debuff... a Midir. Va bene. Zionino, grazie. Neos Rex. Derterx. Pandapongo. Grazie di cuore. Comino, Oberon.
Welcome back. Va bene. Abbi fiducia, fidati. Non voglio fare neanche un set adesso di potenza perché ci permetteremo troppo tempo. Sapete che mi piace il min-maxing, ok? Però accetto la vostra richiesta. Fino in fondo. Fino in fondo. E questo lascia il tempo che trova. Quindi qua ci metterò il nuovo incantesimo di luce. Mi confermate che abbiamo finito? Sembrerebbe di sì, giusto? Vogliamo vederti godere. Siete estremamente ottimisti. Io sono molto onesto, quindi non vedo l'ora. Resta solo Lothric. Sono pronto, allora. Ah. Ok. Niente. Ciccio. Pronti. Andrea, grazie. Parto, eh? Ha un moveset incredibile. Oh, fuck. E va bene. Ce la giocheremo così. Stop me. Provateci. Fermatemi. Provaci un po'. Molto bene. Ho anche il regen, tra l'altro. 3k? Ho fatto 3k di danno? Va bene. C'era un drop all'altare, vero? Sì. High Priestess Spear. Figo, sembra pesante. Eh sì, lo è. Fa silenzio. Fa silenzio ad area. Ma chi è l'High Priestess? L'alta sacerdotessa non pensava bene, non aveva bei pensieri nei confronti degli antichi governatori, degli antichi re. Attenzione. Creando suo tradimento, suo ammutinamento. Emma? Dite che è Emma? Beh, Emma vuole il bene di Lothric. Ah, beh, sì, la High Priestess è Emma di trama, ma io pensavo che fosse una sorta di boss segreto adesso, ragazzi. Oh, di trama. Ah, sì? Lo faccio anch'io. Come ci si sente? E non ho buffato l'arma comunque, in tutto questo. E non ho mai indebolito loro. Ma voglio proprio vedere adesso che fanno. Allora. Dai, sto esplorando. Avevo visto il cavaliere, mi ero distratto. Dai, fatemi giocare. Interessante. Fede. Fede, ok. La descrizione sembrava la stessa.
E questo cast come funziona? Chi sono io? Beh, allora, questa mod ha un problema con i suoni ripetuti. Ha tipo un enorme problema con i suoni ripetuti, ragazzi, ma proprio enormi, cioè. Però... Diciamo che colpisce solo le creature più alte. Ah, tu ci sei, eh? Vabbè, ragazzi, è un incantesimo che non utilizzeremo mai più. È stato bello finché è durato, molto poco. È come avere un trapano nelle orecchie mentre una cimice ti ronza intorno, quindi... Winged Knight, qualcosa che purtroppo non equipaggeremo mai, ma... Scusa? Aumenta i danni per colpo nelle combo? Sorprendente trovare una cosa così originale adesso. Oh, campana sacra di Filianor. Allora, campana sacra di Filianor. Niente di particolarmente interessante. Sacred Bloom Shield. Questo scudo. Spell Parry, ok. Le quest della mod, nella mod sono state rimosse. Nicola, grazie della resub, 9 mesi. Artista. Randy! Tier 1 per 9 mesi! Facciamolo, il trasferimento è importante. Mannaggia, manca poco, manca meno, manca pochissimo, ma manca meno. Il quadro è diverso. Hanno messo una... Bello, mi piace. Il quadro è una premonizione della convergenza. Molto apprezzato da parte mia. Sì, no, c'era un prompt perché era il teleport per la Ringed. Era... Cioè, abbiamo capito come funziona nella mod. Sì, era un prompt, ma onestamente non mi sono interessato per precedenza, nel senso... Dovrebbe essere la loro idea, molto divertente, super positiva, di collegamento al mondo di gioco. Eh sì, warp to the drag heap, esatto, esatto. Ovvio che poi non ha senso. Mamma mia, ragazzi. Oggi è stato annunciato il DLC di Elden Ring. Ok. A stronzi. Aspettate, guarda un po'. Oh,
Ok. Sapete che questa falce è decisamente, decisamente tosta? Ma smettete. Exekill, grazie di cuore. Allora. Va bene. E vi ricordo che l'arma non è buffata con danni elettrici. Ah, giusto, l'attacco R2 caricato a due mani fa due attacchi. E tu? Rinoa, sei uno streamer? Una streamer? Sei forte. Bellissimo il tuo set, lo dropperai? Oh, ti ho dato l'opportunità di resistere, scappare, curarti e fare altro, eh. Bellissima l'estetica, però. Eagle of Light! Un'arma unica. Meglio. Vediamo un po'. Grazie, Forclose, di spammare la discussione del DLC. Apprezzo molto il gesto. Lion Stance. Una reliquia della Golden Age di Ulasil. Hanno il potere della luce. Bello, tra l'altro. Che c'è, che c'è? Champion. Sì. Spero sia un champion, ovviamente. Eccoci qua. Pronti. Era quello classico. Simon, grazie. E vabbè, ragazzi, che vi devo dire? Non si può sempre azzeccare il champion. Ok, qua c'è lo shortcut. Ok, abbiamo fatto. Le viverne non ci sono. E qua sotto c'è il percorso. Ok. Dura parecchio il buff. Sono molto contento di questa cosa. Anzi, sapete, ora facciamo anche un... Ora vi faccio vedere un dettaglio. Eccolo il champion là. Mi ha visto? No. Ce la giochiamo bene, ragazzi. Se questo si avvicina a essere il finale, per me è fondamentale. Ah, ma ci sei tu? Ma sei serio? Ma veramente? Visto? Poi ti fanno le cose? In questa mod bellissima. Nice. Ma che veramente sei qua a fare il pasticcione? Mica ha capito con chi ha a che fare. Allora. Ah, è vero, ho ancora la Covenant del ghiaccio. Comunque mi piace il bilanciamento. Il bilanciamento della mod è chiaramente molto dedicato al... Vediamo un po'. Filianor. Questo fa? Casting speed. Casting speed. Lightning damage. Mentre Filianor... Dove sei? Questo. Max FP. Ok. Abbiamo appena aggiunto... Sapete cosa? Non moriremo. Decisamente non moriremo.
Buono. Datemi un secondo. Buono. Ok, perdonatemi. Ok. Pardon. A volte bisogna. Per impedire deconcentrazione e distrazione. È un periodo di una densità, ragazzi, che non avete idea. Anche a quest'ora ogni tanto bisogna mandare input e gestire. Ne varrà la pena. Ora, abbiamo fatto uso del teletrasporto. Non è arrivata nessuna viver. Per favore, buffone, vieni qua. No, c'è qualcosa. Non sono mica invisibili, vero? Sono molto preoccupato della potenza che ho raggiunto con questo personaggio senza sforzo. Ma ce la godremo. Alla fine, però, è più interessante l'esplorazione che non la sfida. Giusto. Tanto non dobbiamo morire, io l'ho detto, eh. Perdonatemi ragazzi, davvero non lo casto più. È dispettosa questa mod con gli SFX. Sono stati incredibilmente inattenti alla user experience a riguardo. Spirit Tree, ok. Il foreshadow di Elden Ring. Voi scherzate? Ma lo Spirit Tree è un super foreshadow. Millwood è un foreshadow di Elden Ring, dopo tutto, a livello creativo. Non ci ho guardato stavolta. Scusa? Non ti conosco, Dino. Però poteva essere la build di Sabaku questo. Kaitha's Chime, Winged Knight in Texas. Chime of Gwyn's Conquest? Perdona? Temporarily increases casting speed by 30. Ah! È un no hit runner, ha fatto la God Run 3. È l'unico al mondo ancora ad averla fatta, giusto? Incredibile. Peccato per la mancanza di lore. Ma è chiaramente il talismano più forte del gioco. No question, proprio. È rottissima. Midnight Sun, grazie. Come siete pericolosi, eh? Ah, il secondo. Secondo me è il primo, sai? Perché Happy Hop ancora non ce l'ha fatta.
Comunque, spero che siate contenti di quanto ho smanettato con le build. Io sono veramente soddisfatto. È anche vero che la mod... La mod è... particolarmente... sfondabile. Ok. Carina questa cosa. Fatto? Fatto. Siamo invincibili. Siamo veramente invincibili e non abbiamo neanche le difese alte. L'attacco in corsa R2, ragazzi, è incredibile. Undead Bone Shard, pazzesco, ottimo. Possiamo scendere. Me la sto giocando abbastanza arcade. Spero che non vi stucchi la mancanza di osservazione approfondita dell'ambiente, ma credo che se qualcosa di macroscopico fosse stato modificato o ci fosse un'importanza particolare nei confronti di una certa esplorazione, ne avrei l'istinto di notarla o eseguirla. Fatemi sapere in caso. Sono a vostra disposizione, soprattutto se non vi sta piacendo come sto giocando, perché siamo insieme. Lothric Priestsword. Ok. Ma per favore, non c'è più nessuno! Le ultime parole. Ok. Lothric Priestsword. Lothric Priestsword. Eccola. Oath of Sunlight. E baffa. Accidenti. Era resistente, eh? Scusate. Comunque la quantità di equipaggiamenti unici di questa mod è... paralizzante. Ehi là! Sono proprio io! Come ci si sente? Non hai intenzione di provare neanche a combattermi, eh? Ti sei arreso. La persona che sta creando la maggior parte degli asset unici per questa mod sta lavorando alla Archthrons. Wow. Ok. Qui abbiamo aperto.
Lothric Night Helm. Quindi abbiamo anche, vediamo un po', Stamina Consumption. E qui abbiamo, credo, la stessa boss fight. Presumerei la stessa boss fight, eh? La lentezza di questo ascensore fa malissimo. L'armatura era alla vetta, come boss con la barra? O come mini boss? Ah no, aveva la barra, è vero. Al posto della viverna, è vero. Figo, ok. Oh mio Dio! Ah no, per 20 secondi, ok. No, ok. È il buff che faceva Gwyn prima di combattere. Qui potresti morire. Se voglio osservare la boss fight, sì. Se voglio innamorarmene, sì. Proprio studiarmela nei minimi dettagli, va bene, ma... non ho una build che può essere uccisa, onestamente. È vero, non abbiamo un regen pazzesco, ma non posso comunque essere ucciso. Cioè, siamo onesti, ragazzi. Che ve lo sto a dire. Poi, ovvio, se è una boss fight unica, me la starò a guardare fino a farmi uccidere, quasi certamente. Però mi conoscete. È un kink, praticamente. Ne ho bisogno per... sentire di aver espirito il contenuto, ma... guarda qua, questo è forte, eh? Ma l'ho mancato completamente! È morto solo con l'incantesimo! È morto... Battle Mage Band. Wow. Però scusate un secondo, ma io ho danno fisico qua, no, ok. Qui non possiamo fare ancora nulla. Ancora nulla. Forse qui sì. Oh, my dear little friend. Oh, you. I missed you. Ok, vabbè, non importa. Andiamo giù. Non morire, però, per favore, ragazzo. Ok. Che cos'è? È dei pellegrini. E non lo troverò mai. Eccolo. Ah, è come... è come la campana. Non ci serve. Abbiamo già cose a distanza. Sono pronto. Ah, ma che scemo, mi sono teletrasportato.
Lothric Knight Long Spear. Vai a sinistra della scala. Quale scala? Ah, intendete buttare? Dovrei buttarmi qua. Mi manca ancora sta parte. Dopo. Mi sono baffato. Non ci credo che hanno realizzato una canonizzazione estetica e diversa delle statue. Ti prego. Ti prego. Diventa Soul of Cinder come moveset. È resistente all'elettro. Cazzo. Ok. Hai la mia attenzione. È Gundyr. È Soul of Cinder. Ci ho preso. È Soul of Cinder. È Soul of Cinder. Lo sapevo che lo facevano. Più Gundyr. No, è Gundyr, solo Gundyr forse. No, è solo Gundyr. È solo Gundyr. Pensavo che fosse la presa di solo... No. Ok, allora scusa. No, forse non conviene. Va bene, va bene, va bene. Meno avido. Meno avido. La musica. Io sono esattamente il la build che può fare meno male. Quanto mi sono curato! Mamma mia, oh, incredibile! Ho sbagliato scudo. Soldiers remain. E potresti morire, era per il danno del fulmine. Dobbiamo prepararci un setup di farming con la testa del Mimic, esatto. Non è pulito sto boss, ovviamente. Non come l'altro, non come quello... Non come Kaiman o Kaimar o quello di Ringed, perché è un po' tanto aueoso. Però è bellissimo. È veramente bellissimo. Allora... Va bene. Ammazza, non mi aspettavo una cosa del genere, perché è veramente una voglia che ho sempre avuto io in Blind, avere un significato più concreto, no, di quel simbolo di sacrificio.
Sono curioso di leggere l'anima. Sono curioso di leggere l'anima perché è importantissimo capire come se la sono pensata. Chissà se hanno capito il significato di quelle statue. Davvero. Un NPC! Ok, sono sorpreso. È una continua sorpresa. Aspettate che mi segni una cosa. Ok. Perché è veramente figo. Ok, ci sono quasi, ragazzi. È periodo di burocrazie. Allora. E segreti. A proposito di segreti, c'è un embargo che non so quando scadrà. E non è ludico, non è una prova. E non posso. Sì, porterò Wulong. E diventerà anche una serie, mi piacerebbe. Ok. Perfection. Sono stato bravissimo. Allora, tutto a posto, soltanto purtroppo ogni tanto devo, anche se è tardi, anche se è notte, organizzare, fare, pregare. Finirà, finirà. È una cosa che assolutamente finirà. Sono tempi morti che non permetterei mai di avere in video, ma oh, sentite. Anima. Anima. Bravi. Bravi veramente. Bravi. La volontaria decapitazione è stata una tradizione di onore tra i cavalieri di Lothric. E poi hanno aggiunto, cioè, che lo facevano non per nulla, cioè che non c'era molto simbolismo ma concretezza. Sono curioso di andare a vedere, sapete? Allora, ma non prima di... boh, le pause non sono proprio il bello della diretta, dai. Facciamo così. 24 vitality. E ora andiamo al balconcino. Volevo però... Questo mi dà il 5% di danno in più. E io quasi quasi comincerei a farmare invece la roba degli alchimisti. Sapete? Alla fine. No, ma chi se ne frega. Li farmiamo. Ci mettiamo mezz'ora nel New Game Plus, figurati. Figurati. Allora. Ok. Non morire, per favore. Non mi fido mai di questi qua. Non mi fido per niente. Sembrava una scatola mimic. Ehi là! E che ti devo dire? Cioè, Divine Displacement? Cioè, questa arma ha una combo di R2 velocissima. I DLC di Wulong potrei farli in live, però Wulong non è una serie accertata, ok? Non posso darvi la mia parola su Wulong. Purtroppo. Ok.
Eh? Oh, e dai. Per favore. Io qua sto cercando di impegnarmi. Ah, salutations, Ashen One. Thou art in luck. I have recently acquired several new... Ah, ma sei tu! Sei Mister Costoso! 150.000, ma che poi che sia? Ah, mi ricordo di te, sì. Boh. Very good. Very good. Good indeed. Stai veramente facendo quella citazione? Ah, so. Very good, my friend. May I find... Cretino. Ok. Grazie, Doc. Nessuna chiave del traditore? No, il costo è elevato per la mod e perché sono oggetti preziosi. Non è che parte, no, non ci sono quest. Non credo proprio. Allora, continuiamo a fare un po' di ordine, perlomeno nei confronti delle armature. Quello che mi dispiace è che dovremo poi farlo anche con le armi. Nei New Game Plus ci costruiremo una certa forma di ordine mentale. Ci creeremo una sequenza di insiemi di oggetti che ci impediscano di fare confusione, di perdere tempo, ma allo stesso tempo nei New Game Plus non raccoglieremo niente. Non avremo nessun tipo di interazione completistica di ricerca, ok? Allora. Beh, sì, se faccio solo la storia, vi porto il finale stasera. Certo. Alchemy Crafting. Allora, Greed Elixir. Dammi il mio Greed Elixir. Vorrei il mio Greed Elixir, please. Grazie. 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 E poi vorrei, vediamo un po'. Cosa abbiamo qua? Tipo Immortality Elixir. Master Alchemy Regent. Come funziona? Come faccio? Come funziona? Fighissima sta cosa. Desculo, grazie, Rial. Ho fatto un'analisi in diretta, tra l'altro. Doni pizzite, grazie. Allora. Eccoci qua. Immortality, once again. Davvero? What? Sulle scale non è contento. Va bene. Ma che carino che sei. Allora. Era il mana, non le scale, sì. Non ci sono i saggi di cristallo. Marco, Aaron, grazie della tier 1, benvenuto. Apprezzo enormemente. Vi leggo, eh. Prepotenti.
Perfetto. Questa è una delle ambientazioni che un po' occuperà tempo. A meno che con il teletrasporto non si possano fare le zozzerie. No, non si possono fare le zozzerie. Si potranno fare. Si potrà fare qualcosa. Si potrà fare qualcosa. Ma non tutto quello che vorrei, vero? No, decisamente no. Proveremo, proveremo. Allora, detto questo, si prosegue di qua in teoria, no? Ah no, non è questa la stanza. Non è questa la stanza. Mi ricordavo che c'era una stanza laterale per proseguire. Roger Neon, grazie di cuore. Ah, e c'era la stanza a destra. Non ero andato abbastanza avanti, ma che scemo. Eccolo! Oh, mamma mia. Fermi, 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 fermi. È questa da fare. Questa da fare. Semper Fi. Vabbè, non esageriamo. Cavolo, non ho preso l'insetto. Porca vacca. Vabbè. Vediamo, ci proviamo. Abbiamo fatto bene, dai. Abbiamo fatto bene comunque. Poteva andare peggio. Ah, le manine, poverine. Con queste build saranno pericolosissime. Oh. Ma come scappa? Ci ha provato. E vedrete che la qualità delle live nel 4.0 aumenterà a livello visivo ancora di più. Sono proprio contento di questo. Silvior, welcome back. A tal proposito, è per questo che accadrà. Kick ladder e basta. Quanti siete? Ok, questo ha fatto male. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Fammi uccidere la... Gianni? Grande alchimista. E ti va male. Bellissimo e bloodborniano. Per fortuna che ricordo bene la mappa, perché qua possiamo fare delle esplorazioni preziosissime. Vediamo, forse non qui però. Fatemi vedere. No, questo è uno shortcut, ok. Uccidiamo loro. Scendiamo qui. Raccogliamo questo. Lui là sopra. Va bene. Facciamo una cosa alla volta, dai. Pericoloso. Oh, bimbi. Dobbiamo eliminare un po' di nuisances, giusto? Ok, quella si è abbassata. Che male. Posso ucciderlo? Allora. No. Per favore.
Ho bisogno di un momento di controllo, grazie. Sono molto forti loro. Peccato che io ho dei danni. Questa era la Hoara move. Per gli amici. La Warrior. La Warriont. E ora vorrei togliere di mezzo l'amico. Tanto simpatico, tanto carino, ma insomma. E basta. Pericoloso, eh? Non ho la bubble, la Crimson Bubble. Ok. Grazie. No! Non è possibile! Ok. L'ho mancato un colpo. Oh, grazie. Andiamo giù. Tallic. Tu. Hello. Oh, cielo. Qui la lancia che silenzia funzionerà. Sarebbe figo scoprirlo, effettivamente. Se potesse funzionare. Non è possibile! Questa è esattamente la cosa che non doveva succedere. Però tanto la libreria si è abbassata, quindi... Qui sono i colpi di scena. Crystal Chime. Questa è forte. Sono molto curioso di vedere dove va a parare poi. Con le affinità. Physical, magical, lightning, call. Scusa, sono un idiota. Meno battute, Mike. Non lo so, il teleporto sopra il mucchio forse non si poteva. Ok, qui abbiamo la chicca. Loro che ci provano tantissimo. Arco dello Scaleless. Che figata. Però non scala su tutto. Però è fantastico. Ha un suo modello, tra l'altro, immagino. Che figata. Bravo. Bravi. Solo che per i giocatori dei Souls, per chi ama comunque guardare la parametria o farsi un'idea, ragazzi, 212 più 409. Quindi di che stiamo parlando? Di niente, di fuffa. Allora. La scala. Dove sei? Dove eri? È dietro, è sotto la scala centrale. È qua su, scusate. Non dovrei essere qui. Questa è stata proprio bella. Questa è stata proprio bella. Too fast, too soon, esatto. Ok. Ma dovrebbe esserci la mia scala qui. Scusate. Io conosco la mappa sopra abbastanza bene con la memoria, ma questi dannati shortcut inizi... Oh mio Dio, siamo ancora qui. Ti prego, facevo prima salire normalmente. Lato cavaliere? Ah sì? Di qua? E di qua, la scala? Ah sì? Grazie Dio. Come direbbe Larry. Potevamo fare prima in altri modi, però vabbè, sentite. Andiamo.
abbiamo dato, giusto? Ok. Qui. Smoke bomb. Segreto. Più o meno, insomma. Scholar's Robe. Questo è interessante. Non ha una passiva? Se la sono dimenticata loro. Se la sono sicuramente dimenticata. Cioè, l'unico equipaggiamento dell'intera mod che non ha una... Belli. Ho fatto una birra! Sì, con Sidonia. TDTC. Ed è buonissima. Adesso ne ho voglia. Non dovevate parlarmi della SIP. Ma potete comprarla. Sono proprio bravo. Sono veramente capace. Allora. Mi sono perso un'altra leva, vero? Nella stanza buia. Ah, è vero! È vero. Mi ricordo che si poteva togliere questa libreria. È vero. E... come si faceva? Torna indietro. È vero, mi ricordo, è vero. Ho un entusiasmo pazzesco per il DLC. La togli dall'alto, ok. Quindi non devo tornare indietro. Però mi ricordo che si può. Veramente l'hanno lasciato normale questo. Facciamo sprofondare la stanza in questo silenzio imbarazzante. Semper Fi. Semper Fi, Matrix. Alessio, Sasso, grazie. Garrus, che piacere. Cominciano ad arrivare le titaniti stele, eh? Che belli i libri magici che fanno luce. Scholar Ring. Try again. Night. Morte certa. Lo so che mi manca una leva. Lo so. Lo so. Mi manca anche forza interiore. Irithyll Reaper era quel drop, sì. Mi ricordo che mi manca. Mi ricordo, sì. Ed è dietro, ora, cioè, sono sicuro certamente che è dietro. Eccoci. Sgamato. Ah, è vero, c'era una leva nella... Ah, la stanza buia iniziale, dite. Sì, ok, ma dopo... Prima sblocchiamo degli shortcut, ragazzi. Poi smanettiamo nelle stanze buie. Togliamo di mezzo loro. Effettivamente torniamo all'ascensore, avete ragione. Continuo a dire che li droppiamo un'altra volta. È meglio avere più danno. È meglio avere più danno. Ok, entriamo.
E nella stanza buia abbiamo anche luce, tra l'altro. Mamma mia. Non se ne esce sani da qui. Qui, vero? Qua c'era una leva. So che ci sei. A sinistra della scala di legno. Yes. Ci hanno messo le witch locks. Non Power Within. C'era Power Within qui dentro, no? E Vanilla invece? Ah, ok, ok. Posizione Vanilla. Ok, ok. Perfetto. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, stiamo finendo. Gli archivi del Duca sono finiti. Oh. È stato molto bello. Sono molto curioso di vedere le percentuali che fa questa cosa, scusate, eh. Ah no, sono... Ah, ce l'ho già quello 53%. Dio santo. Ok. Bene. Va benissimo. Qui si scende in un percorso spesso dimenticato. Dai, modder. Fateci sto regalo. Ce ne avete già fatti tanti, eh. Però ho visto che i corvi sono sempre lì e quindi una piccola esplosione farà un casino adesso. Giusto, amici? Tipico. Qui Greirat è sopravvissuto perché non c'era nessuno. E qui si prosegue. Certo ti rivedrete Mira nel DLC. Sarà anche molto forte. Infatti devo pensare, cioè poi nel... magari faremo una build su PC, non New Game Plus. Thank you.
Mi stavo confondendo. Sì, mi stavo confondendo, ok. Perché per un secondo stavo pensando a dove si trovasse il stregone, lo stregone morto dietro le librerie, ma penso che si trovi sopra il tetto, lo raggiungi dopo questo punto. Guardalo. Tra l'altro, con tutte le luci, quando colpisce fa un danno ridicolo. A proposito di danni ridicoli, non uccidetevi, eh. Stiamo perdendo una parte qui, eh. Comunque, ragazzi, morirò su questa spada. La frase del lago salato di taglia colossale era perfettamente logica. Non mi avrete mai. Non mi avrete mai. Tranquilla, invece aveva senso e come, perché non avete mai visto un lago salato, perché non siete mai stati in un lago salato, puzzoni. I deliri di un folle. No, no, andate in un lago salato in Turchia, poi vediamo. Allora, uè, Flippius. Spero nella vita di fare meglio di come tu hai fatto questo PvP. So che ho perso un oggetto, eh. Ne ho consapevolezza cieca. Non ho la minima memoria di dove si trova lo stregone dietro la libreria. Dove si trova? Ah, ci si va di sopra dalla gabbia? Così tanto di sopra? Non lo ricordavo. Non lo ricordavo. Ah, è dietro la libreria, che non mi ricordavo come si spostasse. Ok, ok, ok. Ok, perfetto. Dopo i gemelli non ti fermare. Anche se è mezzanotte? Volete che finisca, eh? Volete che finisca. Faccio tardi per voi. Non c'è nessuno qui? Nessuno scontro? Dai, non ci credo. Però non deve essere troppo, ragazzi. Che devo fare le ore più. Amici. Ciao. Cazzatissimi. Quanto siete scarsi. Com'è andata? Non come pianificato, eh. Questo? Con le candele intorno?
Bello, dai. Cioè, comunque mi piace come abbiano creato loro stessi equilibrio di gioco. Onikiri Obadachi, Golden Wing Crest Shield. Che passiva ha il Golden Wing Crest Shield? Spell Parry, ok. Sto quasi rushando, ragazzi. Mi avete caricato di un hype talmente alto che sto quasi rushando. Elementalist Frame. Che figata fa. It can perform any magical cast. Oh boy. Eccoci qua. E chi sei tu? E la skill Grand Mage's Vengeance. Oh. Scusate. Huh? Carino. Basta il range. Ma infatti la si utilizza solo. Cioè non bisogna utilizzarla per castare incantesimi di attacco o buff che possono scalare, solo cose neutre. Questa io l'avevo pianificata totalmente come una coppia di live, ma mi state portando a farla in una sola e ci può stare, eh? Ci può stare. Non c'è molto da fare, però devo giocare per vincere. Siate pronti. No, dai, su, ci sarà. Paul River, grazie di cuore per il supporto. Benvenuto, Take Trister, anche a te, welcome back. Orco James, Silverback, grazie. Scusa? Dist! Questo cazzo è forte, oh! Bro! Dist! Distortion! No! Smettila! Mio Dio, vai giù! Quando non parli inglese è difficile. Probabilmente dopo il Red Bull Event sarebbe potuto succedere di farmi inserire qui. Ma quando parli la lingua dello stivale che galleggia, o stronzo, a seconda dei punti di vista, molto leciti. Nel Mediterraneo, ragazzi, che succede? Va bene. Tutti insieme. Ho capito che è l'endgame, eh? Divine Gem? Che fa Divine Gem? Scusa. Ah, no, no, niente. Mi aspettavo una cosa incredibile. Ah, tu sei vivo. Bella figura. Sii orgoglioso di quello che hai fatto, eh? Sii orgoglioso. Animo grigio, grazie di cuore. State riempendo il sub goal di nuovo comunque. È vero che ho messo un obiettivo semplice oggi, però dopo l'evento non pensavo che ci sarebbero state sub proprio. Grazie, grazie, grazie ragazzi, di tutto più cuore e più cuore. La lama divina non ho idea di dove si debba utilizzare. Sto esplorando benino per ora, ma non oltre. Non bene. Da parte di
Ah, nel server della Convergence sanno perfettamente che la stai streamando. Oh no, ma vedranno una live frettolosa, mi sento una merda! Figo. Figo. Non ci credo mai. Non prendermi in giro. Ok, vi dava fastidio la lore di Gertrude, lo posso capire benissimo, eh. Ma l'avrete ben resa altro. Qualcosa c'è. Qualcosa c'è, amici. Non mi fido. Questa roba non c'era mai nell'originale. Questa roba non esisteva nell'originale. Non ci credo che esisteva nell'originale questa di Medea di Pietra, dai. Ma i volumi sono altissimi, Saturn. Sono veramente alti i volumi. C'era, vero? Sapevo che stavo dicendo una cazzata. Lo sentivo nelle mie ossa. Eh? Eh? È stato veramente inutile? Cioè, inutile si fa per dire. Ah no, ecco, forse di qua. No, è inutile. È inutile. Che succede, Foreclose? Succede. C'è una scala, adesso controllo. Scala. Il mic delle blind run e il mic delle live frettolose è molto diverso, ragazzi, eh? No, no, non faccio battute. Altro lato. Grazie, Mictos. Eccola, trovata. Lo abbiamo trovato? No. Degli assassini. Non l'abbiamo. Ok, niente allora. Non era qui. E allora dove cacchio è quello stregone, ragazze? Esatto, quello con Soul Stream. Ah, dove è ucciso il saggio c'è una leva per la libreria.
Porca vacca. È l'ultimo oggetto che ci manca, capite? Cioè, perderlo mi farebbe sentire veramente sciocco. Quindi è sul ponte. Ce la farò. Sto per fare la mandracata. Eccoci qua. L'unico grande eroe. C'è una leva qui? Mi sa di sì. Ci sono stato mica qua. Ah no, qua sì. Vicino le scale. Ma a Pioli... Oh, ah! Grazie. Finalmente. Oh! E niente. E ricordatevi che abbiamo attack speed lento noi, eh? E abbiamo casting speed molto lento. Potrei dire che è leggermente palloso, ma abbiamo fatto bene. Nonostante la frettolosità abbiamo rispettato... Merda, stavo per buttarmi di sotto. Ho fatto un salvataggio all'ultimo che nemmeno Goku sarebbe riuscito a fare con il teleport. Sono riuscito a finire il mana. Incredibile. Pronti? Cosa avete creato? Errore. Ma che bello! Attacchi ad aria, amici! Bellissima la scalata qui! Veramente stupenda! Sei forte. Vabbè, questa scalata in questa build, in questa mod, è una figata. No, potevo ucciderlo con... È tipo una difficoltà pazzesca, super, super scenica e piena d'amore per il design dei Souls. Ma io ho trovato quest'arma. E quindi, avendola imparata a usare e decisa di equipaggiare, con calma, eh? Semper Fi. Ok.
Ok. No. Sono deluso. Che pazienza, amici. Sono delusissimo con una lastra. Mamma mia. Non credo accadrà. Posso? Grazie. Grazie. Sta buono. Va bene, facciamo sul serio? Ci siamo capiti, Lorian. Bravo, bravo. Cazzo. Lorian Shield. Bella sta boss fight. Allora, 30 a forze, 100 a fuoco. Bellissimo, perché è antidemone. Emma se ne è sbattute di noi. Ok. Non ha fatto niente. Ma questo è extra, perché io devo mettere le... infatti. Scusate, questa cosa non... questa cosa non è il finale, giusto? Mi avete detto di concentrarmi e di viverlo al meglio, quindi ho... deciso di darvi il top. Vediamo cosa... Ah, so. Si fa con i nostri amici. Dark Eater Midir, Old Moonlight. Figata. Che spettacolo. Vabbè, nei New Game Plus ci sbizzarriamo, lo sapete, vero? Dark Eater, la coda! Il dente di drago cristallizzato. O il raggio. Fa il raggio di Midir, va bene. D'accordo, d'accordo. Fa il raggio di Midir. E il nostro caro Beheaded? Lightning Conduit. Ok.
down now. Okay. Sullivan. Nel reame della luna? Perché? Avete fatto. Bonk. Quanto lagga. Troppe. Hanno fatto un casino di figate, ma costa molto. Oh Dio. Oh, hanno messo l'ombra su di lui. No, non l'hanno fatto. Si divide? Ok. Ok, è serio il boss. È serio il boss. È da prendere sul serio. Molto sul serio. Non posso ripostarlo? Non me lo... No! Con la musica del menu principale l'hanno fatto anche loro! Come era canonico! Cosa?
cosa sto vedendo? Cosa non sto vedendo? È Isshin! È Isshin! È Isshin! È Isshin! È Isshin! Non è possibile. Vabbè, si teletrasporta come me. Mi ha consumato le Estus. Incredibile. Non riesco a colpirlo. Che figata. Sì, ci sono così tanti particellari che vi alzo il bitrate al limite che posso con questa linea, rischiando, ma ne vale la pena. Ok, sono pronto. I am ready. Focus fight, vediamo che succede. Veloce. Che moveset. Cinders of a Lord. È vero! È vero! Era un lord! È vero! C'era il suo trono, non è opzionale. Oh, finalmente non ho il fat troll. Guardali.
Va bene, lo finiamo. Lo finiamo. Che spettacolo, ragazzi. Ah, giusto, leggiamo. Niente. Non ci legge niente, ragazzi, mi spiace. Poi il resto lo possiamo leggere tranquillamente, ma l'oggetto chiave non ha niente. E l'anima la leggiamo con calma, tanto che ci frega. Non c'è fretta, ragazzi. Siamo qui insieme. Che voglio vedere se hanno fatto un modello unico per le sceneri. Sarebbe incredibile. Sarebbe esagerato. Che pazzi. Che pazzi. Che pazzi. Ah, well may thy glory be my goal. Ah, era una lama della luna nera. Ah, e aumenta la prossima spell del 30%, capisco. C'è anche un'arma fisica? Ora, la Holy Sword. Eccoci qua. Eccoci qua. Questa è super segreta endgame, quindi sarebbe da provare in New Game Plus. Capito. Ne riparleremo. È una promessa. Ne riparleremo al 100%. The five little ashen one has that offering. Farewell, me. Guardate con questa grafica, con questa estetica. Noble lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Guardate che bello. Surrender your fires to the true heir.
Sapete che me lo godrò al finale. Non vorrò... Avete visto qual è la differenza fra il Mech che si gode e il Mech che scioglie? È il motivo per il quale Elden Ring l'ho fatto eclettico, ragazzi. Competenza e amore sono due cose diverse. E grazie del supporto che mi state dimostrando e dell'amore che mi dimostrate. Joras, Mad Menzano, Giullo, Asfalto, Ruib, Davide, Pivowski, Ronkets, Miktos, Vit, Giangi, grazie. A tutti voi. Andiamo. Let her grant death. Che momento questo. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Questa roba fu un momento catartico. Catartico. Cosa hanno creato questi ragazzi, eh? Cosa hanno creato questi ragazzi? Che meraviglia. Zema, grazie di Kilo. Okay. È Soul of Cinder. Scusate, ero molto curioso. Ok. Wow. Come cambia le... Come cambia build in maniera figa! Che almeno, eh? Ok, molto standard. Non tutto. Non tutto è standard. Hanno aumentato gli effetti in maniera stupenda.
fa molto male. Ha un moveset evoluto magnificamente. Usa le spell della convergence. Usa le spell nuove. Che bello. E cambia mossa, cambia arma, cambia build a fine combo. È perfetto. Che vuoi fare? Oddio! No! No! No, no, siete pazzi! Siete pazzi, Gael! Voglio... Devo vedere come reagiscono le persone a questo! Non è possibile! Diciamo che Malekith mi ha allenato a questo. Cioè, puoi resuscitare. Ti cambiano le boss fight e lo hanno fatto solo per 2 su 5. No! Con il potere di infinite cicli vitali contenuti in queste ceneri, puoi portare in vita un Lord of Cinder al potere, all'energia che aveva in vita al momento del suo kindling. E questa cosa? Scusa? È perché non c'è la quest. Ok. È perché non c'era questo.
È da 2 ore che mi chiedo come fai a premere B e muovere il joystick destro ed R1 e R2 con la stessa mano contemporaneamente. Sei dolcissimo. Diciamo che i giocatori veterani di una certa categoria di titoli ha sviluppato un modo di tenere il controller che si chiama Claw. Vale a dire granchio, diciamo, artiglio, ok? Il Claw Grip. Ora ve lo faccio vedere. Ormai per me è talmente naturale che vabbè. Esatto, il claw grip è questo. Lo tieni come una chela e puoi fare tutto con te. Basta! Gesù Cristo, basta! Piantatela! Cioè, sono, ci sono sempre le buone e vecchie care casting build, comunque. Ok. Va bene. Ho capito, bisogna... Oh, vabbè, se mi fai la... ha senso, nel senso me lo fai completamente parametrico e folle. Ti potenzi lo scudo di Lothric al 100% del fuoco e lo faremo. Lo faremo. La prossima live sarà la sconfitta dei due dei. Però... Ma... E sarà anche la scoperta di come si utilizzano i sei... E sono anche brutti, dite, ok. Cioè, scopriremo... scopriremo come si utilizzano anche le lame divine del drago. Voi ragazzi siete stati stupendi a spingermi a rushare un po', perché comunque ne è profondamente valsa la pena. Sullivan con i doppiaggi e solo Cinder così spettacolarizzato non me lo sarei mai aspettato. Isshin tirato fuori in quel modo
il Headless Knight è stata una bellissima live, ma non faccio un vero debriefing perché posso permettermi di dirvi la prossima live sarà l'ultima della Cinders, della Sconvergence, prima dei New Game Plus che arriveranno in futuro, certamente, fuori da ogni ragionevole dubbio, ma noi ci aggiorniamo, ne riparleremo, vi prometto che ne riparleremo. E faremo un bellissimo briefing e debriefing di tutto. Non vedo veramente l'ora. Che figata. Buonanotte, fellers. Buon riposo. E più che mai, alla prossima. Dasha, Maxi, Axel, grazie. E buonanotte. Non vedo l'ora. Si lavora al trasloco? Sta arrivando. Buon riposo, ragazzi. Ciao. Fight!